Allora, come di consueto, procediamo con le interrogazioni a risposta immediata, ex articolo 54 regolamento Consiglio Comunale, interrogazioni formulate dai consiglieri per la Giunta. Oggi la prima calendarizzata che vedo già pronta è la consigliera Paglialunga, buongiorno, per l'interrogazione a cui risponderà l'assessore Viale su delega assessore Picciocchi. Si richiedono informazioni in merito ai lavori di rifacimento manto stradale di via Oberdan in corso in questi giorni e relativi cambi di viabilità della stessa e delle vie limitrofe. A lei la parola, consigliera. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. La mia richiesta nasce dal fatto che molti cittadini mi hanno contattato per chiedere informazioni in merito al rifacimento del manto stradale che è attualmente in corso in via Oberdan. Non avendo visto cartelli dei lavori, di preavviso, si sono un po' allarmati e quindi chiedono le motivazioni, perché anche dovuto dal fatto che un anno e mezzo fa c'erano stati degli incontri per illustrare i progetti di cambio viabilità. Ma poi, probabilmente anche a causa del Covid, non ci sono stati più aggiornamenti. Posso affermare che tutto ciò che concerne il miglioramento, l'abbellimento e la riqualificazione di nervi è visto assolutamente in modo positivo, dai cittadini, naturalmente. E un esempio è quello del porticciolo di Nervi. Nei giorni scorsi abbiamo partecipato tutti all'inaugurazione e abbiamo visto quanto ha raccolto positivamente da parte dei cittadini quanto ha riscosso gradimento. Le chiedo quindi, Assessore, quali siano i prossimi imminenti passi dell'amministrazione in merito ai cambi di viabilità, di spostamento fermate autobus e tutto ciò che concerne la viabilità di Nervi. Grazie mille. Grazie consigliera Paglialunga. Assessore Viale, prego, lei la parola. Grazie consigliere, grazie presidente. Riguardo alla questione della mobilità, io magari consiglierei poi un 54, una richiesta di risposta scritta, un RS dedicata alla mobilità, perché io qua adesso sto sostituendo Picciocchi, il quale come assessore ai lavori pubblici mi riferisce che appunto conferma che si tratta di lavori di riasfaltatura a cura di Aster, che saranno appunto impegneranno dal 14 al 24 settembre quell'area di via Oberdan. Però il tutto deriva da un'ordinanza della mobilità, la quale sarebbe meglio a questo punto che lei approfondisse appunto questo tema per capire al meglio la seconda parte della sua domanda. Comunque sì, sono dei lavori comunali e bisogna appunto approfondire qual è il nuovo assetto che la mobilità vuol dare a quella zona. Grazie. Grazie, Assessore Viale. Consigliera, c'è replica? A lei la parola, prego. Una breve replica per ringraziare l'assessore Viale che appunto si sostituisce all'assessore Picciocchi per la risposta. Sicuramente effettuerò un nuovo articolo 54 o un'interrogazione, anche perché i cittadini nerviesi vorrebbero degli aggiornamenti proprio in merito a questo, anche perché hanno notato la posizione di vari cartelli, ma tuttora coperti. Credo che sia una cosa positiva perché far partecipare attivamente i cittadini è sempre un qualcosa di positivo e abbiamo visto che i cittadini nerviesi hanno dimostrato di saperlo fare in modo ottimale. Grazie, Assessore. Allora, passiamo alla successiva interrogazione, che in realtà sono una coppia di interrogazioni sullo stesso argomento. Prima il consigliere Pirondini e poi il consigliere Terrile. La risposta poi giungerà ad esito dell'illustrazione di entrambe le interrogazioni da parte dell'assessore Viale. Consigliere Pirondini, quindi l'argomento sono i chiarimenti in merito alla nomina conferita dal sindaco Marco Bucci al dottor Giampiero Biamino, quale dirigente dell'unità gestione progetti trasversali di digitalizzazione e di innovazione nel comune di Genova, nello specifico in base a quali requisiti è stato selezionato, quale il compenso che percepirà, la durata dell'incarico. A lei la parola, consigliere Pirondini. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Abbiamo appreso dalla stampa di questa nomina da parte del Sindaco Bucci ad di fatto un appartenente della sua lista politica Vince Genova. Prendiamo dalla stampa che appunto un nuovo dirigente si occuperà dell'unità di gestione progetti trasversali di digitalizzazione e di innovazione, che questa figura era stata cercata all'interno delle competenze del Comune, ma penso più o meno 5.000 dipendenti in Comune, evidentemente nessuno poteva ricoprire questo ruolo così specifico, e al bando però si è presentata una persona che però è stata ritenuta non idonea. Quindi ce n'era uno su 5.000, ma quello non, evidentemente non andava bene per ricoprire questo ruolo.
al che si è proceduto a una valutazione delle candidature pervenute, alla termine del quale è stato scelto appunto il responsabile dell'area tematica Genova Lavora di Vince Genova, cioè la lista del sindaco, quindi una persona a Genova con quelle caratteristiche per fortuna c'era ed era proprio nella lista del sindaco. Questa persona guadagnerà, avrà un contratto di 3 anni, da quanto si apprende la stampa, e guadagnerà tutta una serie di indennità che lo porteranno più o meno ad una cifra attorno ai 100.000 euro l'anno, se ho ben capito, ma questa è proprio una delle domande che volevo fare oggi all'assessore. Tra l'altro il bando, grazie al quale questo nuovo dirigente del comune diventa tale, è stato fuori dal 20 al 30 agosto, quindi 10 giorni ad agosto, proprio in quel periodo in cui si cercano le persone migliori per poter dare dei ruoli importanti, no? Quando tutti sono in vacanza, quando tutti sono al mare, quindi dal 20 al 30 agosto c'è stato questo bando e è stata individuata evidentemente questa persona. Quindi noi vorremmo capire quali sono i requisiti specifici per cui è stata scelta questa persona, sicuri del fatto che non possa rientrare tra questi il fatto di far parte della lista politica del sindaco, quale sarà la retribuzione esatta di questo dirigente e la durata di questo contratto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pirondini. Consigliere Terrile, sullo stesso argomento. Prego. Sì, grazie. L'interrogazione, come ha già detto il consigliere Pirondini, verte su questa assunzione a tempo determinato per 3 anni di un dirigente. Si legge nell'ordinanza del sindaco che dovrà sarà responsabile di questa nuova unità di progetto che è stata costituita all'interno dell'ente, l'unità che si chiama gestione progetti trasversali di digitalizzazione e di innovazione. E la prima domanda è: uno, le ragioni per cui l'avviso per la selezione è stato pubblicato solo per 10 giorni, dal 20 al 30 di agosto, sono giorni in cui notoriamente chi vuole partecipare a un concorso controlla i siti delle pubbliche amministrazioni. Quanti candidati hanno partecipato alla selezione? Gli obiettivi di questa neocostituita unità di progetto, perché io penso che se noi fermassimo un cittadino genovese per strada, la priorità per il comune di Genova, per la nostra città, è proprio costituire questa unità di progetto che deve gestire i progetti trasversali di digitalizzazione e di innovazione, no? Mi sembra anche questo importante. E poi, leggendo, visto che nella delibera si dice che a questo biamino non viene solo assegnato lo stipendio, la parte fissa, la retribuzione fissa e la retribuzione variabile dei dirigenti degli enti locali come da contratto collettivo, ma visto il suo curriculum e le sue esperienze pregresse, gli si attribuisce una indennità ulteriore di 12.000 euro. La domanda è molto seria ed è se tra queste specifiche competenze è stata valutata positivamente anche il fatto che questo biamino era ed è responsabile di una sezione del partito del sindaco Bucci. Non è una novità, guardate, che da un partito di maggioranza si vada nell'ente. E anzi, visto che recentemente è comparso questo post della lista Vince Genova, che rivendicava con orgoglio l'assunzione di un loro responsabile, di un loro dirigente nell'ente, e io vorrei dire agli amici di Vince Genova, non è una novità, lo si è fatto in passato, Achille Laura ha fatto una campagna qualche decina d'anni fa a Napoli proprio su questo, anche il Partito Comunista Cinese è solito assumere nello Stato i funzionari di partito, però fa dei concorsi. Ecco, io la domanda è: perché se si voleva assumere questo Biamino è così bravo da meritare un'indennità ulteriore di 12.000 euro, non gli si è fatto partecipare ad un concorso? Perché a 7 mesi dalla fine di questo mandato lo si assume per 3 anni con un avviso che dura 10 giorni? Mi auguro che l'assessore Viale dia delle risposte, ma sappiamo già che l'assessore Viale non è il mandante di questa operazione, perché il mandante è il sindaco, che dovrebbe avere il coraggio di rispondere ai cittadini perché si spende quasi 100.000 euro, forse più di 100.000 euro, perché anche questa è una domanda, quanto guadagnerà questo nuovo dirigente, di denari pubblici per un dirigente che sappiamo non farà nulla. Assessore Viale, a lei l'onere della risposta. Prego. Grazie Presidente, grazie consiglieri.
Allora, innanzitutto facciamo un minimo di chiarezza su quello che è un bando 110. Comprendo che alcuni consiglieri l'hanno già assolutamente compreso. Il bando ex articolo 110 è regolare, è previsto dal nostro regolamento. La sua durata è prevista tra i 5 e i 15 giorni, quindi la durata di 10 giorni costituisce una media, diciamo, perfetta fra quello che consente il nostro regolamento. E non si tratta in sé di una vera e propria procedura concorsuale. Giurisprudenza consolidata, io adesso non sto ad annoiarvi a citarvi tutti i consigli di Stato che si possono appunto citare in merito, considerano questa procedura in realtà una sorta di, diciamo, selezione che è comunque uno scopo fiduciario finale e quindi si va a valutare quelli che sono i candidati che si presentano semplicemente se hanno o meno il curriculum adatto per ricoprire questo incarico. Nel caso dell'ingegner Biamino effettivamente il curriculum c'è. Per quanto riguarda la domanda sulla retribuzione, la retribuzione ve la vado un attimo a indicare, è previsto un tabellare di 4.200, di 45.200 euro, una retribuzione in posizione di 32.400 euro, più l'indennità di 12.000 euro. Il tutto porta a una cifra pari a 89.600 euro lordi annui di retribuzione. Per quanto riguarda le asserzioni relative all'appartenenza politica o meno del soggetto, io non sono titolato a parlarne, anche perché non è uno dei dati che afferiscono al mio assessorato le appartenenze politiche dei singoli dipendenti comunali, per grazia del cielo. Per qualsiasi altra domanda più specifica, se si volesse avere appunto i curricula di chi altro, di chi altro ha partecipato, io invito tranquillamente a fare anche una risposta scritta per avere i documenti in sé, la copia. Siamo ovviamente trasparenti e disponibili come direzione personale a fornire tutto quanto verrà richiesto. Grazie. Grazie, assessore Viale. Allora, partiamo dal consigliere Pirondini per la replica e poi consigliere Terrine. Prego. No, assolutamente molto, molto trasparenti. E, come dire, fa bene a non esprimersi assessore sul fatto che questo tipo di contratto venga fatto da una persona che fa parte della lista politica del sindaco. Quello ci pensiamo noi, insomma. Devo dire, non è la prima volta che ci sono consulenze un po' strane, in questo mandato. Ricordo anche quella di un fratello di un consigliere comunale, sempre di maggioranza, perché è giusto metterci tutto nel calderone, ma sono sicuro che anche in quel caso non ci sia nulla di irregolare, perché queste cose, come dire, chi le fa probabilmente le sa fare bene dal punto di vista tecnico. Poi, circa l'opportunità o meno di fare determinati tipi di consulenza all'interno di un perimetro politico, come dire, ne potremmo parlare. Sicuramente faremo anche un accesso agli atti, quindi grazie per il consiglio, assessore. Io spero che i 30.000 posti di lavoro in più a cui, che ci ha promesso il sindaco non arrivino tutti così. Spero che tutti i 30.000 non saranno a carico del Comune di Genova e spero che tutti i 30.000 non provengano dalla lista politica del sindaco Bucci. Grazie. A lei la parola, consigliere Terrine. Ma sì, ho poco da aggiungere perché la vicenda si commenta da sé, è una vicenda dell'arroganza di chi pensa di gestire il potere assumendo amici e familiari, famigli e compagni di partito, peraltro costituendo anche delle unità da fargli dirigere quando di queste unità non c'è nessun bisogno. L'ingegner Biamino è responsabile di un gruppo di lavoro del partito del sindaco che si chiama Genova Lavoro. Tra gli obiettivi di questo gruppo di lavoro c'è quello di creare i posti di lavoro. Un risultato l'ha ottenuto, ne ha creato uno, il suo molto ben retribuito a carico dei genovesi. 89.600 euro saranno i denari che spenderanno i genovesi in più, perché guardate, non è che prende il posto di qualcuno che è andato in pensione, no, è stata neocostituita un'unità di progetto per dargli lo stipendio da dirigente. Bene, per 3 anni. Quindi, anche se il sindaco Bucci, come ci auguriamo e come siamo certi, perderà le prossime elezioni, ci terremo Biamino per altri 2 anni e mezzo. Io credo che sia vergognoso, faremo gli accessi agli atti e risposta alla Corte dei Conti. Procediamo con la quarta interrogazione calendarizzata oggi. Non vedo però il consigliere Campanella per l'assessore Campora che dovrebbe essere collegato da remoto. Quindi
Andiamo avanti, quindi la parola la mettiamo da parte, la recuperiamo qualora dovesse giungere in aula il consigliere Campanella, che non vedo neanche collegato da remoto. Allora andiamo al vicepresidente Grillo per l'assessore Grosso. È collegata l'assessore Grosso? Pronto? Sì, vicepresidente, io le darei la parola, ma non ho l'assessore Grosso in attesa di recuperarla. Scagliamo e quindi procediamo con l'interrogazione del consigliere avvenente per l'assessore Campora, che è collegato eccezionalmente oggi da remoto. Buongiorno presidente, mi sente? Sì, la sento forte e chiaro. Siamo all'interrogazione numero 6. Poi recuperiamo quelle precedenti, una era la sua, quella del consigliere Campanella. Allora, consigliere avvenente chiede: alcuni abitanti dei quartieri di Quezzi a Marassi chiedono il ripristino del vecchio storico percorso del bus 47 circolare sino a Piazza De Ferrari o via Ceccardi. Si chiede se è stata valutata questa possibilità e comunque di venire incontro alle legittime richieste dei cittadini, molto spesso anziani, con difficoltà di ambulatorie, costretti a cambiare sino a 3 autobus per recarsi all'ospedale Galliera. A lei la parola, consigliere. La ringrazio presidente e saluto anche l'assessore Campora che mi ascolta da remoto. Questa vicenda della riorganizzazione delle corse di AMT viene spesso giustificata dal famoso progetto Quattro Assi. Bada bene di un colore solo, diceva un noto cantautore italiano di nome Francesco De Gregori. Perché questo progetto, pur ambizioso nel suo sviluppo, porta con sé una serie di interventi che vanno sicuramente a migliorare gli aspetti economici di AMT, ma altrettanto sicuramente spesso accade a peggiorare le condizioni dei viaggiatori, specie per le persone anziane, le persone che hanno difficoltà di ambulazione, nella fattispecie le persone che abitano nella zona di Quezzi e Marassi lamentano appunto che fino a qualche tempo fa il 47 si è sempre attestato in via Ceccardi storicamente e oggi per andare dalle loro abitazioni e recarsi fino al centro, al cuore pulsante della città, devono prendere 3 o 4 pullman. Stessa cosa dicesi per gli abitanti del Ponente, facevamo già più volte l'esempio dei residenti a Fiorino che per andare all'ospedale di San Martino debbono prendere anche loro 4 pullman. Allora, se la ragione che muove l'amministrazione è una ragione, come posso dire, legata a una razionalizzazione, un miglioramento, l'onda verde, tutte queste belle cose che ci stanno, sono tutte legittime, non possono però assolutamente essere trascurate le esigenze dei cittadini. Ed è per questa ragione che il grido di dolore, l'invocazione che viene proprio dai cittadini più anziani, quelli che hanno difficoltà di deambulazione, è quello rivolto appunto a lei, assessore, nel senso che laddove ci sono ed emergono in maniera palese queste discrepanze, se è possibile, è sintomo anche di intelligenza e sagacia politica e amministrativa, venire incontro a queste esigenze e cercare di migliorare laddove è possibile, perché, ribadisco, non sono esigenze campate in aria, ma sono esigenze di vita vissuta che i cittadini ci testimoniano tutti i giorni. Grazie. Grazie a lei, consigliere avvenente. Assessore Campora, prego, ecco, la parola. Mi scuso con i consiglieri, ma oggi non mi era possibile essere in aula. Allora, questo cambio ormai risale a diversi anni or sono, non è una cosa recente ed è stato determinato questo cambio, sono andato a verificare, da una serie di richieste che sono state fatte dai cittadini e anche da operatori, proprio per il fatto che la zona di Corso Torino e della Foce non era raggiungibile da chi arrivava direttamente dalle zone a cui lei fa riferimento. Quindi questo spostamento non nasce da un'esigenza di AMT, ma nasce da una richiesta che era stata fatta diverso tempo or sono. Mi pare che siano ormai 3-4 anni che la linea sia stata cambiata. A secondo quella che è l'attuale configurazione, cioè della linea 47,
in realtà si raggiunge via Cadorna, quindi si arriva a Brignole e lì è possibile prendere con uno scambio, prendere il 20, prendere il 44, il 36, il 39, il 40, garantendo comunque delle frequenze che sono quantificabili in 3-4 minuti. E nello specifico diciamo che a parità di risorse tornare su quello che era il vecchio tracciato determinerebbe di fatto anche una maggiore diciamo una dilatazione dei tempi di percorrenza, con anche una diminuzione di quelle che sono le corse che vengono complessivamente erogate nel corso della giornata. Detto questo, siamo sempre pronti a mettere in discussione le scelte che sono state fatte, ma queste scelte non hanno nulla a che fare con i quattro assi, perché è una scelta che arriva da almeno 2-3 anni or sono, e ha la logica di far sì che si raggiunga anche il quartiere della Foce, Corso Buenos Aires, che normalmente non erano raggiungibili direttamente, non c'erano mezzi che da Marassi Alta o comunque anche da Marassi Bassa andassero direttamente in zona Foce. In ogni caso siamo disponibili comunque a fare un'altra valutazione, contemperando però le richieste che d'altra parte sono state fatte da chi ha chiesto in passato di spostare la linea. Quindi parliamone e verifichiamo, però specifico che comunque si tratta in via Cadorna, 47 arriva, e si tratta di fare un cambio, quindi non se ne fanno due o tre, non se ne fanno tre. Sera avvenente che assessore Campora, la sentiamo a fatica, non capisco se ha terminato l'intervento o se è andata via la voce. Mi sente? Nel senso, consigliere avvenente, se penso fosse in conclusione, le do la parola per replica, prego. Grazie presidente, ma spero che l'assessore mi senta, perché lo ringrazio per la sua disponibilità, quantomeno a un'analisi più approfondita di questo problema. Io non sono un tecnico, quindi non mi permetto di arrogarmi il diritto di suggerire soluzioni miracolistiche, però volevo solo ricordare, parafrasando un titolo del libro di qualche anno fa, quando eravamo povera gente si alternava, si faceva il 47 e il 47 barrato. Il 47 arrivava dove attualmente arriva, e il 47 barrato, una corsa sì, una corsa no, potrebbero arrivare quindi dove erano. E si tratterebbe di verificare statisticamente quanti cittadini hanno richiesto di arrivare alla Foce e quanti cittadini richiedono di arrivare al centro della città. Comunque, già un ripensamento e un'apertura che io spero sia fruttuosa per le richieste di tutti i cittadini. Grazie. Grazie consigliere Avenente. Allora recuperiamo l'interrogazione del vicepresidente Grillo. Consigliere Grillo, mi sente collegato? Abbiamo l'assessore Grosso collegato. Ecco, le do subito la parola. Interrogazione appunto per l'assessore Grosso. Ci richiedono notizie circa le iniziative che l'amministrazione ha programmato relativamente alle giornate colombiane. A lei la parola per l'illustrazione. Dunque, presidente, assessore, colleghi del Consiglio. Sulle celebrazioni colombiane ho presentato negli ultimi due cicli amministrativi molte iniziative consiliari finalizzate a coinvolgere nelle celebrazioni colombiane di Genova gli stati scoperti da Cristoforo Colombo o attraversati dallo stesso. Coinvolgerli anche sul piano espositivo. Ora, rispetto a queste iniziative consiliari, da un decennio a questa parte, nessuna iniziativa in concreto è stata attivata. Volevo anche ricordare che le linee programmatiche del sindaco Bucci vi era l'obiettivo di rivitalizzare queste giornate. Per cui, concludendo, notizie riferite alle prossime celebrazioni colombiane.
che iniziative verranno organizzate. Fermo restando che sono estremamente deluso su iniziative che risalgono da un decennio a questa parte e che non sono mai state concretizzate. Grazie. Grazie consigliere Grillo. Assessore Grosso per la risposta. Prego, assessore. Buongiorno presidente, buongiorno consigliere Grillo. In aggiunta alle tradizionali cerimonie del giorno di Genova e di Colombo, presso la Casa di Colombo e poi a Palazzo Ducale nel pomeriggio, come lei sa, del 12 ottobre, e al consueto programma del MUMA, del Garata Museo del Mare, quest'anno sono state organizzate altre iniziative intorno alla figura di Colombo per approfondire alcuni aspetti della sua variegata eredità storica e culturale. Nella giornata dell'11 ottobre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, in collaborazione con Fondazione Casa America, che è l'ideatore, stiamo organizzando un convegno che attraverso gli interventi di esperti qualificati possa fare il punto degli studi colombiani in Italia e all'estero e possa porre le basi per la verifica e la riattualizzazione della ricerca e delle iniziative dedicate al navigatore. Nella mattina del 12 ottobre a Palazzo Ducale si terrà il 47esimo convegno internazionale della comunicazione su Genova città di Smart Work, organizzato dall'Istituto Internazionale della Comunicazione, che come tale esplora aspetti salienti o innovativi della comunicazione e del fare comunicazione. Come in edizioni precedenti, abbiamo ritenuto appropriato inserire tale convegno nel programma generale delle iniziative dedicate a Colombo, in quanto il navigatore può essere definito un comunicatore e un innovatore delle comunicazioni. Infine, nel pomeriggio del 13 ottobre, nel Salone di Rappresentanza di Tursi, stiamo organizzando un incontro intitolato Il Nuovo Mondo, tra alcuni esperti che discuteranno delle nuove modalità di fare ricerca, scienza e letteratura, tra gli altri argomenti toccati. Grazie. Grazie, assessore Grosso. Vicepresidente Grillo, c'è replica? Prego. Iniziative, mi sente? Mi sente, presidente? Forte e chiaro. Io prendo atto delle iniziative programmate nelle giornate di ottobre, però rappresento tutta la mia delusione rispetto ad un progetto molto più ampio che poteva coinvolgere tutti gli stati attraversati da Cristoforo Colombo anche sotto l'aspetto espositivo. Sono deluso, molto deluso, perché quando il Consiglio Comunale approva dei documenti, quando questo obiettivo era previsto anche nelle linee programmatiche del sindaco, il fatto che non si siano fornite notizie al Consiglio Comunale sui documenti approvati, ovviamente questo mi delude tanto, quindi insoddisfatto della risposta dell'assessore. Allora passiamo alla successiva, per cortesia silenzio in aula, passiamo alla successiva interrogazione proposta dalla consigliera Fontana per l'assessore Campora. Iniziate le scuole e chiedo scusa su questo argomento, cortesia, su questo argomento l'interrogazione poi segue quella della consigliera Lodi sullo stesso argomento, poi la risposta dell'assessore a entrambi. Allora iniziamo dalla consigliera Fontana. Iniziate le scuole, porto ad esempio giovedì 16, un delirio, autobus di linea stracolmi di studenti, rispetto normativo del distanziamento assolutamente assente, grave il disservizio percepito e vissuto da tutta l'utenza. È evidente che qualcosa non funziona. A lei la parola, consigliera Fontana. Grazie presidente, buongiorno assessore. Giovedì scorso è stato un giovedì da dimenticare per quanto riguarda il trasporto pubblico. Purtroppo il tempo non ha aiutato, perché le condizioni ovviamente con la pioggia si sa che creano maggiori problemi, però a livello autobus si è veramente percepito un disservizio.
un disservizio che ha toccato soprattutto le linee a lunga percorrenza. Io mi limito a parlare della linea 34, del 35, del 20 e del 18, e però so che anche le linee dell'ATP extraurbane hanno avuto diverse problematiche. Autobus stracolmi di studenti, e questo sicuramente non va bene, soprattutto in tempo di emergenza Covid. Io credo che il servizio autobus destinato agli studenti è un servizio assolutamente utile e necessario, e forse è mancato un qualcosa nella comunicazione tra scuole e famiglie, perché io credo che gli studenti debbano utilizzare questi autobus, questi mezzi messi a loro disposizione, chiaramente con previo ticket di viaggio, abbonamento, e quindi c'è questa confusione che si è creata giovedì scorso, ha creato molto molto scontento. Io credo che in azienda questa cosa avrebbe dovuto essere recepita, anziché uscire con delle frasi tipo ha funzionato tutto, il sistema ha retto. No, giovedì scorso il sistema non aveva retto. Quindi io credo che sia importante però puntare sul discorso che gli studenti devono utilizzare questi autobus, che le scuole insistano ed evidenzino la necessità di questo servizio, così come anche le famiglie devono spingere i propri figli ad utilizzare questi autobus, perché altrimenti viaggiare stipati sicuramente non fa bene a nessuno, ripeto, soprattutto in tempi di Covid. Grazie. Grazie a lei, consigliera Fontana. Consigliera Lodi. Grazie Presidente, grazie Assessore. Allora, l'anno scorso tutto era sufficientemente giustificato, perché eravamo in piena pandemia, perché tutti correvamo ad affrontare l'emergenza. Quest'anno ciò che è accaduto, che ha anche descritto la capogruppo Fontana, non è più tollerabile. Un anno di tempo per fare alcune cose. Innanzitutto io chiedo, Assessore, è stato fatto l'analisi dei flussi dalle zone, perché la notizia era servizio navette uguale all'anno scorso, tutto rimane invariato. Questa non è una bella notizia, Assessore. Perché? Perché dà idea che non sia stata fatta nessuna valutazione diversa da quella dell'anno scorso, per esempio per capire dove vanno gli studenti genovesi, perché l'obiettivo per evitare che ci sia il sovraffollamento è capire dove gli studenti vanno per poi dargli la possibilità di avere un trasporto alternativo. Questo è quello che dovrebbe funzionare. In Valpolcevera tutt'oggi Ponte Decimo rimane scoperto. Allora, se uno minimamente studia il flusso della Valpolcevera, sa che mediamente gli studenti della Valpolcevera scendono, vanno a San Pier d'Arena, poi vanno verso Principe, verso Brignole. Finire di negro e lasciare gli studenti lì vuol dire non sapere dove vanno gli studenti della Valpolcevera. Questo per fare un esempio. Quindi vuol dire che abbiamo tutti gli studenti della Valpolcevera che prendono il treno per arrivare a Principe per raggiungere con un altro autobus le scuole o arrivare a Brignole. Allora, quello che è emerso dai tavoli prefettizi, io speravo ci fosse e quindi ho atteso per fare questa interrogazione, è che questo studio pare non sia stato fatto. E guardate, questo studio è possibile farlo da febbraio in poi di tutti gli anni, perché le iscrizioni alle scuole da febbraio si ha, vuol dire, contezza e si hanno i dati. Poi altra domanda, i mobility manager. Allora io sono andata sul sito del comune e trovo che questa figura esiste. Questa figura è rilanciata molto con finanziamenti a livello governativo. Vorrei capire che cosa ha fatto in quest'anno rispetto a delle risposte che giustamente oggi non ci sono e che determinano il sovraffollamento degli autobus. Altra questione, come avete informato gli studenti che esistono queste navette? Perché non è sufficiente dire andate sul sito di AMT e trovate dove sono. Ma se noi crediamo che sia un'esigenza, anche per quei cittadini che sull'autobus ci vanno non per andare a scuola, di avere una situazione molto migliore, vuol dire che dobbiamo dalla scuola far avere agli studenti che sappiamo da dove arrivano l'informazione delle navette. È stato fatto? È operativo?
Assessore, quello che io chiedo è cosa è stato fatto di diverso dall'anno scorso perché la risposta attuale oggi delle navette produrrà l'effetto dell'anno scorso, cioè che prevalentemente le navette saranno vuote. Grazie. Assessore Campora, lei la parola, prego. Ecco, buongiorno a tutti. Beh, non è facile affrontare queste situazioni, soprattutto non è facile quando i comuni non hanno i mezzi, perché ricordiamoci che AMT ha messo in campo tutto quello che aveva. E qui c'è una responsabilità evidente dal fatto che in questi ultimi anni e mezzo non sono state date risorse ai comuni e noi ci siamo trovati ad affrontare la situazione con gli stessi auto. Tutti i mezzi a disposizione di AMT sono stati messi in campo e quindi più di quello che c'era non si poteva mettere. E quindi qui c'è un problema di sistema che riguarda un po' tutta Italia, dove non è possibile aumentare a dismisura il servizio se non vengono date risorse e non vengono dati mezzi. Dopodiché si possono migliorare alcune linee, ma tutti i mezzi che AMT aveva erano in campo. Ci sono stati alcuni casi, ricordiamo che poi un conto è il percepito, un conto alcune volte è quello che prevede la legge. Le norme prevedono un coefficiente di riempimento dell'80% e l'80% si calcola sul numero di posti indicati nel libretto. E quindi casi che da un punto di vista tecnico sono stati fuori norma, non sono rispetto ai 510 autobus e passa che sono stati messi in servizio, sono comunque una percentuale non alta. Detto questo, si può sempre migliorare e cercheremo di fare tutto il possibile, però con i mezzi che AMT ha, perché più di quelli che ha non ne può mettere, salvo che non arrivano risorse direttamente dal centro. Per quanto riguarda le navette, sono state concordate con la scuola, erano presenti alle riunioni le direzioni scolastiche, la direzione provinciale, sono state chieste a chi era presente di indicarci anche se vi erano alcune necessità specifiche e sono state seguite nel fare il piano le esigenze che sono state indicate dalle scuole. Le scuole è stato chiesto di fare una comunicazione attraverso il registro elettronico, attraverso tutti i mezzi che oggi esistono, e questo è l'impegno che si sono presi all'interno del tavolo prefettizio. Verificheremo, chiameremo anche i dirigenti preposti per verificare sicuramente questo è stato fatto, non ho dubbi perché è un impegno che è stato preso al tavolo prefettizio, ma è evidente che poi il collegamento diretto con gli studenti sia attraverso le scuole, sia attraverso i consigli di istituti e sia poi attraverso anche l'informatica, perché esiste il registro elettronico, per cui per una scuola è molto facile con un click può indicare i nuovi servizi. Affrontiamo questo momento, che ormai dura da un po', con tutti i mezzi che abbiamo, mettendo in campo tutto quello che abbiamo e da una parte ci auguriamo che possano arrivare più risorse e i comuni possono essere messi nelle condizioni anche di avere più mezzi, perché poi alla fine è un problema di mezzi, perché senza mezzi è difficile aumentare il servizio. Cercheremo naturalmente, e poi naturalmente vi fornirò gli indici di riempimento, cercheremo naturalmente per quanto possibile e nei limiti dei mezzi che sono a disposizione di ovviare, seguendo anche alcune indicazioni che sono state date. Chiediamo, il contatto con le scuole è continuo e cercheremo anche di sollecitare nuovamente le scuole affinché possano dare magari ulteriori indicazioni. Attualmente abbiamo intensificato tutti i servizi urbani, sono 510 gli autobus a servizio nell'area di punta, abbiamo 35 bus dedicati alle 10 navette scolastiche che trasportano i ragazzi degli superiori. Nelle prime giornate esiste anche un problema di orario di ingresso che non è ancora assestato, però credo che sono situazioni eccezionali che si cercano di affrontare, cercheremo di affrontare nel migliore dei modi, apportando laddove possibile delle migliorie, sapendo che però possiamo apportarle con i mezzi che abbiamo, perché ad oggi
non ci sono mezzi ulteriori e non ci sono risorse ulteriori che sono state diciamo destinate immediatamente e con piena disponibilità ai comuni. Grazie. Grazie, grazie Assessore Campora. Partiamo sulle eventuali repliche. Consigliera Fontana. Grazie. Assessore, io la ringrazio per la sua risposta. Certamente quello che si auspica è che arrivino dei finanziamenti per quanto riguarda il trasporto. C'è da dire che comunque lei sa benissimo che chi viaggia al mattino viaggia per recarsi al lavoro e prevalentemente, e quando si lasciano passare due o tre autobus perché sono stracolmi, perché non c'è l'80%, io avrei voluto vedere quel giovedì un controllo se effettivamente dava solo la capienza all'80% o se eravamo oltre il 100%. E quindi vuol dire arrivare in ritardo, e chi arriva in ritardo crea un disservizio al posto di lavoro e anche a se stesso. Quindi io credo che ci sia da fare magari una campagna anche pubblicitaria maggiore, si spendono tanti soldi per altre cose, magari spendiamolo un po' di qualcosa in più per comunicare meglio che le navette messe a disposizione da MT devono essere utilizzate dagli studenti. Quindi una miglior comunicazione per un servizio migliore. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lodi. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per la disponibilità e chiedo già una commissione specifica per fare un aggiornamento. Però mi spiace, tanto su Mobility Manager non mi ha risposto e questa cosa già non mi rassicura, perché probabilmente se questa figura fosse entrata davvero in azione avrebbe fatto quello che doveva fare, cioè mettere insieme le scuole, il comune, le navette, le Trenitalia, perché ci sono ragazzi che partono anche dall'entroterra di Genova e che non trovano ancora oggi una combinazione tra treno, autobus, corriera. È impossibile. Un anno di tempo è stato sprecato, Assessore. Mi spiace dirlo, forse al Mobility Manager bisogna dirlo invece. Credo che a volte non servano solo più risorse, ma quelle che ci sono vanno spese bene e probabilmente impiegate in servizi che davvero rispondono all'esigenza. Perché questa cosa che poi tra l'altro, e quindi vado a chiudere, una commissione dovrebbe far chiarezza, è che in realtà da Roma dicono che sono arrivati molti soldi sul trasporto pubblico locale. Quindi sarà opportuno anche vedere dove sono stati impiegati, e se non sono sufficienti bisogna dirlo, bisogna fare il planning e dire per evitare questo sovraffollamento mi servono queste risorse. Io ad oggi questo tipo di richiesta non l'ho mai né vista né percepita. Grazie. Allora recuperiamo l'interrogazione del consigliere Campanella, quindi assessore Campora stia lì collegato che era lei indirizzata. Consigliere Campanella, informazioni sui lavori dinanzi al civico 23 di via Antonio Burlando e riduzione dei pubblici posteggi. Prego. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Brevemente, via Burlando è una stretta via, ma densamente abitata, che da Piazza Manin costeggia in alto via Montardo. È già molto difficile trovare posteggi in questa strada. Adesso ci sono dei lavori che occupano parte di essi, dinanzi al civico 23C. E i residenti sono anche preoccupati che in quel luogo vengono spostati i bidoni della spazzatura, cioè quindi collocati lì davanti, che sarebbe forse il punto meno adatto di tutta via Burlando, in quanto sarebbe a ridosso non solo del pubblico servizio, cioè della farmacia comunale, ma anche dei palazzi lì adiacenti. E quindi volevo un attimino interpellare l'assessore e sapere se possiamo avere delle informazioni e tranquillizzare un attimino i residenti di quelle quartiere. Grazie. Grazie a lei. Assessore Campora, prego. Grazie. Allora, con riferimento all'articolo 54, con la quale la Campanella appunto non si è relativamente ai lavori via Burlando 23 e alla sottrazione diciamo di posti auto, specifico che la direzione, che è stata emessa un'ordinanza. Importanti che avranno una. Assessore Campora, recuperi l'ultima frase perché abbiamo avuto un buco di audio. Prego. Diciamo di occupazione suolo che è stata diciamo rilasciata previo formale parere della polizia locale. Quindi questo questa ordinanza e queste diciamo attività si sono rese necessarie proprio per
l'esigenza di questi due cantieri. Se poi sarà possibile in qualche maniera intervenire, lo faremo, e lo faremo anche nei confronti di chi gestisce i cantieri, per fare in modo che gli stessi possano avere una durata più corta possibile. Consigliere Campanella, c'è replica? Mi sentite? Perfetto. Non ho capito. Ho capito che c'è occupazione di area, forse per cantiere, però è andata via la voce e francamente non ho capito assolutamente nulla. E magari invito la trasformi in interrogazione scritta. No, se può magari darmi solamente... Se c'è un'area di cantiere oppure se spostano i bidoni da spazzatura, non ho ben capito. Assessore Campo, è andata via la voce. Grazie, se può recuperare la risposta. È presente un'area di cantiere. Grazie Assessore Campo. Allora, andiamo avanti, grazie, con l'interrogazione numero 9 proposta dalla consigliera Brusoni per l'assessore Galassino. Villa Fiammetta, piccolo punto verde tra Palmaro e Pra, più precisamente in via Pieve di Teco. È da sempre un luogo dove anziani, bambini e in genere persone di tutte le età si ritrovano. Ultimamente, purtroppo, è stato oggetto di vari atti vandalici che ne hanno causato notevole degrado, tanto che si è optato per una chiusura della struttura. Si chiede quali azioni l'amministrazione intenda intraprendere per rendere nuovamente sicura e fruibile Villa Fiammetta. A lei la parola, consigliera Brusoni. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Appunto riprendo il testo del mio articolo 54, che è abbastanza chiaro, in quanto sempre residenti e persone che frequentano Villa Fiammetta, che sì, è un piccolo punto verde, però in realtà è un punto di incontro particolarmente importante, punto di incontro perché giocano bambini oppure vanno anche persone anziane a prendere un po' d'aria, è diventato un sito dove ci sono stati vari atti vandalici. Addirittura mi è stato riferito che è stato anche appiccato alcune volte il fuoco. Forse per questo motivo attualmente mi è segnalato che è stata addirittura chiusa. Ma visto che abitanti della zona e persone che frequentano il luogo sono particolarmente affezionate a Villa Fiammetta, volevo prima di tutto mettere a conoscenza l'amministrazione che sta succedendo questo e contemporaneamente sapere se avevate già intenzione di intraprendere determinati tipi di attività per fare in modo tale che questo posto sia restituito alla cittadinanza. Grazie. Assessore Galassino, prego. Grazie Presidente, grazie Consigliera Brusoni. Intanto sicuramente ha ragione sul fatto del degrado che c'è. Le dico, abbiamo fatto una piccola indagine su questa Villa Fiammetta, ovviamente è di civica proprietà, però la gestione della villa è in capo al municipio, quindi scriveremo al municipio di competenza chiedendo se hanno in programma di fare delle operazioni di recupero o comunque di bonifica dell'area. Sicuramente invito l'assessore Viale magari a inserire nella prossima campagna di acquisto delle telecamere una telecamera sicurezza che possa controllare, evitare gli atti vandalici all'interno della villa stessa, che mi sembra la cosa che possiamo fare nell'immediato. Oltre a sollecitare, come ripeto, il municipio che ha la gestione di questa villa a provvedere di inserire nel loro cronoprogramma degli interventi di recupero. Grazie Assessore Galassino. Consigliera Brusoni, c'è replica? No, ringrazio solo l'assessore per la risposta, direi che sicuramente soddisferà. Grazie, così guadagniamo tempo per un'altra interrogazione. Quindi ora tocca al consigliere Pignone, che vedo già pronto. Risponde l'assessore Viale su delega assessore Picciocchi. Stato di avanzamento dei lavori relativi alla demolizione del ponte obliquo sul torrente Chiaravagna. Informazioni circa la stabilità del civico 13 di Piazza Prosio a Sestri Ponente, dovuto ai lavori
di demolizione del ponte stesso. Prego, consigliere Pignone. Grazie, Presidente. Sì, la situazione del Chiaravagna è una situazione un po' ambigua, anche perché noi abbiamo con il modello Genova portato avanti la dimostrazione che si può costruire, ricostruire, demolire anche oggetti importanti, infrastrutture importanti, ma la cosa stranissima è che invece su ponti, ponticelli, che erano quelli del Chiaravagna, siamo ancora lì. E siamo ancora lì però peggiorando la situazione, nel senso che dopo che è stato demolito il ponte, nell'area verso la foce del Chiaravagna, e cioè, per cui nell'area del ponte, ci sono delle montagne di detriti, montagne, che in concomitanza del periodo delle piogge, ovviamente non dà certo sicurezza alla cittadinanza. Allora, la nostra interrogazione era appunto quella di fare il punto della situazione, perché pare che non si possa rimettere a posto il ponte fin tanto che non supplisce la parte interna al rio della demolizione, e nello stesso tempo noi siamo a rischio idrogeologico, e pertanto questa cosa qua ovviamente va chiarita anche da quello che si dichiara dalla stabilità del civico 13 di Piazza Prosio, proprio per la demolizione di quel ponte stesso. Insomma, è una situazione complicata per la quale noi chiediamo ovviamente informazioni. Grazie, consigliere Pignone. Assessore Viale, prego per la risposta. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Mi scusi per il fatto che, non potendo rispondere completamente a nome di Picciocchi, magari continuerà certamente lei a tenere monitorata la situazione. Per quanto riguarda quello che mi è stato riferito, posso dire che i lavori stanno continuando, si sta andando avanti ed è ovviamente un'area attenzionata dal Comune e dall'assessore Picciocchi. I lavori sul ponte obliquo nell'ultimo periodo sono proseguiti con lo smaltimento presso discarica autorizzata delle terre accumulate in alveo e conseguente ampliamento dello scavo in sponda sinistra. È stata realizzata la nicchia nell'argine sinistro che dovrà ospitare la tubazione dell'acquedotto ed è stata posata la tubazione in bianco per il futuro percolato dotto di Scarpino Amiu. Per quanto riguarda le valutazioni di stabilità del civico 13 di Piazza Prosio, occorre fare riferimento al tecnico di parte incaricato direttamente dai condomini dello stesso civico 13. Di questo si è interessato l'ufficio pubblica incolumità del Comune di Genova, che a seguito dell'ordinanza di sgombero ha provveduto ad informare i condomini della necessità di nominare un tecnico col compito di esprimere valutazioni sulla stabilità o meno dell'immobile. Resta attivo assolutamente il monitoraggio topografico del civico 13 e all'interno delle unità immobiliari abitative il monitoraggio in continuo delle fessurazioni presenti e appunto con un sistema installato dall'impresa esecutrice. Questo è l'aggiornamento che mi è stato riferito, e ribadisco, come mi è stato riferito dal collega Picciocchi, che i lavori continuano e restano attenzionati. Grazie. Grazie, assessore Viale. Consigliere Pignone, c'è replica? Prego. Sì, è che un po' di replica devo farla, assessore. Io prendo atto, ci mancherebbe ancora, lei legge quello che scrivono gli uffici, però io mi sarei aspettato qua una data, un periodo. Cioè, se voi mi dite che ci sono stati, praticamente siamo messi bene, da quello che ho sentito, evidentemente io vi invito a venire a fare un sopralluogo in quell'area lì. In realtà, se io devo aspettare anche la stesura del percolato dotto in alveo, bene, lì ci sono delle montagne di terra, montagne. Cioè, diciamo che la componente, diciamo, del detrito, chiamiamolo così, diciamo, è talmente in pericolo che comunque presuppone un'attenzione ben maggiore, ma io speravo qui di avere dei tempi. Cioè, i lavori sono fermi da mesi, non è vero, non c'è mai nessuno in cantiere, nessuno, e per cui non è un problema di stabilità, non è un problema, c'è dell'altro, e volevo sapere da voi qual era quest'altro, ma se voi mi dite che va tutto bene, allora sono ancora più preoccupato. Grazie. Allora, c'è tempo ancora per l'interrogazione del consigliere Vacalebre. Assessore Viale, risponde lei su Delega Picciocchi?
informazioni circa l'inizio dei lavori di ripristino del muretto sito in via Elsa, altezza civico 3 a Cornigliano, che già da tempo risulta essere stato soltanto messo in sicurezza. Il muro è situato in una zona di grande passaggio e di ritrovo di gruppi di giovani e bambini, e vista anche la riapertura delle scuole, un intervento urgente a breve termine scongiurerebbe possibili gravi incidenti. A lei la parola, consigliere Vacalebra. Grazie Presidente, buongiorno colleghi. Molto è già stato detto nell'oggetto di questo 54, la seconda volta che trattiamo questo argomento in aula. La prima volta fu durante un consiglio comunale dell'8 aprile. In data, riassumo in breve quanto è stato fatto. In data 26 gennaio segnalai appunto la pericolosità di questo muretto deteriorato in via Elsa, nella parte alta di Cornigliano, nei pressi del Civico 3. Lo segnalai perché era veramente particolarmente pericoloso, in quanto sovrastante un dislivello piuttosto evidente e un giardino. L'asta intervenne prontamente con un'azione di messa in sicurezza della zona, senza però completare il ripristino del muro, ma transennandolo, e con l'articolo 54, che poi trattai in aula, chiesi appunto le tempistiche all'assessore Picciocchi, che mi rispose che sarebbero appunto state fornite successivamente all'accordo quadro, e che allora non era possibile dare una data definitiva. Con questa interrogazione odierna chiedo appunto di sapere l'evolversi della situazione e se vi sono novità in merito alle tempistiche. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Assessore Viale. Grazie Presidente, grazie consigliere. Direi che praticamente è stato già detto quasi tutto. Mi riferiscono che l'intervento è fra quelli più urgenti inseriti nell'accordo quadro muri in questo caso, che è di recentissima aggiudicazione, e che quindi il lavoro sarà eseguito entro i prossimi 6 mesi. Questa è la tempistica che mi è stata fornita. Grazie. Grazie a lei, assessore Viale. C'è replica, consigliere Vacalebra, prego. Ma visto la pericolosità, mi aspettavo dei tempi più ristretti. Ovviamente continuerò a monitorare al fine che questo muro sia ripristinato, anche vista la pericolosità appunto del luogo che è attraversato da anziani e bambini che si recano a scuola. Grazie. Colleghi, benvenuti, buongiorno, buon pomeriggio, vi invito cortesemente a prendere posto, apriamo i lavori della seduta di consiglio di questo pomeriggio, come di consueto alle ore 15, procediamo con l'appello, la parola alla segreteria generale, dottoressa Marino, prego. Chiedo cortesemente, scusi dottoressa Marino, un po' di silenzio in aula, grazie. Amorfini? Anzalone assente. Ariotti? Ok, perfetto. Ok. Avenente? Baroni? Bernini? Farello, ok. Bruccoleri? Presente. Brusoni? Campanella? Cassibba, Peraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, presente, Fontana, Gambino, Giordano, presente, Grillo, presente, Immordino, presente, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Paglialunga,
Pandolfo. Pignone. Dini. Tutti. Remuzzi. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Rossetti. Presente. Rossi. Sì. Salemi. Santi. Terrile. Tini. Macalebre. Villa. Ok. 15. Allora, colleghi, 37 consiglieri presenti, la seduta ovviamente valida. Procedo allora, prima di procedere con la trattazione dei documenti all'ordine del giorno, vado a dar lettura dell'ordine del giorno fuori sacco che è stato licenziato dalla Capigruppo questa mattina e che è stato distribuito a tutte le postazioni dei consiglieri comunali. Premesso che il decreto legge 23 luglio 2021 numero 105 in corso di conversione in legge ha stabilito che l'accesso a numerose attività, tra cui ristoranti al chiuso, musei, teatri, piscine, palestre, centri congressi, eccetera, è riservato a possessori di certificazione verde Covid-19, cosiddetto Green Pass, che il Consiglio dei Ministri in data 9 settembre 2021 ha annunciato l'estensione dell'utilizzo della certificazione verde Covid-19 ai lavoratori esterni del settore scolastico e del settore delle residenze sanitarie e l'intenzione di estenderne progressivamente l'utilizzo a tutti i lavoratori pubblici e privati, che i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio Comunale per fronteggiare l'emergenza Covid-19 hanno interdetto la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio Comunale e consentono la partecipazione ai lavori da remoto, ai consiglieri che abbiano una oggettiva impossibilità a partecipare in presenza, che altre amministrazioni comunali, Comune di Imperia per esempio, hanno regolamentato l'accesso agli uffici comunali limitandola ai possessori di certificazione verde Covid-19. Considerato che l'utilizzo della certificazione verde Covid-19 consente di contemperare l'esigenza di contrastare la diffusione del virus con il ritorno alle normali attività in presenza, ritenuto che la regolamentazione dell'accesso all'aula del Consiglio Comunale, limitandola ai soli possessori di certificazione verde Covid-19, consente di tutelare la salute dei consiglieri comunali e dei componenti della Giunta, cui non sarebbe comunque preclusa la partecipazione ai lavori da remoto nel caso siano sprovvisti di Green Pass, di tutelare la salute del personale dipendente del Comune di Genova, di riaprire pur in numero limitato l'aula del Consiglio alla partecipazione del pubblico, impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare un confronto con il Presidente del Consiglio Comunale affinché, sentita la Conferenza Capigruppo, esaminata la normativa nazionale di imminente pubblicazione, quest'ultimo, secondo le prerogative stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale, dia seguito in tempi celeri agli adempimenti ivi previsti per la regolamentazione delle procedure di ingresso e di permanenza nell'Aula del Consiglio Comunale per Sindaco, consiglieri, assessori e tutto il personale applicato all'interno, nonché per il pubblico ove previsto dalla citata normativa d'urgenza. Si vota.
Allora, colleghi, esito della votazione in presenza, sull'ordine del giorno fuori sacco, 27 consiglieri presenti, 27 voti favorevoli, da remoto, consigliera Brucoleri. Favorevole. Consigliere Ferrero. Favorevole. Consigliere Giordano. Favorevole. Consigliere Grillo. Favorevole. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Remuzzi. Favorevole. Consigliera Rossetti. Favorevole. Consigliere Salemi, lo chiamo ma non lo vedo ancora collegato, quindi direi che non è ancora presente in consiglio. 34 voti favorevoli, il Consiglio Comunale approva. Allora procediamo, colleghi, con la trattazione dei documenti all'ordine del giorno. Prima proposta in discussione, proposta giunta al Consiglio, proposta 55 22 luglio 2021, approvazione del regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, documento che è stato modificato dalla Giunta e non sono stati presentati dai consiglieri né ordini del giorno né emendamenti. Su questo ci sono richieste di intervento in discussione generale? Non ne vedo, quindi procedo immediatamente a chiamare in votazione la proposta 55 del 22 luglio 2021, approvazione regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché libera circolazione di tali dati. Si vota. Allora, esito della votazione in presenza sulla delibera, sulla proposta 55, 29 consiglieri presenti, 19 voti favorevoli, 10 astenuti. Da remoto, consigliera Brucoleri. Favorevole. Consigliere Ferrero. Favorevole. Consigliere Giordano. Consigliere Giordano. Consigliere Grillo. Favorevole. Consigliere Immordino. Favorevole. Consigliere Remuzzi. Consigliere Remuzzi. Consigliera Rossetti. Favorevole. Consigliere Salemi, non è ancora collegato, quindi. Così, Presidente. Sì, ecco, favorevole, Giordano, grazie. Giordano, grazie. 25, scusate, consigliere Attini. Allora controlliamo prima di proclamare il risultato. Quindi non aveva votato la consigliera Attini in presenza, astenuta. Allora. Presidente, guardi, modifico il voto, astenuti, perdoni. Dice il voto astenuto, consigliere Giordano. Grazie, molto gentile. Consigliere Giordano ha votato. Ci sono problemi? C'è qualcuno che non ha votato in aula? Vorrei dichiarare chiusa la votazione, per cortesia. Scusi, Presidente, sono Immordino. Sì, volevo rettificare il mio voto.
In sì? Astenuto, grazie. C'è stato un errore nella formulazione del voto, quindi sì. Astenuto. Sono 13 astenuti e 23 voti favorevoli. Ora chiedo prima, scusate, alla luce di questi cambi... Scusi, Presidente, sono anch'io favorevole, Remuzzi. Grazie, Remuzzi. Quindi 34 dovrebbero essere i voti a memoria, perché non ho più sotto il naso lo statino. 24 favorevoli e 12 astenuti. E fa 36. Ecco, allora mi confermano 24 voti favorevoli e 13 astenuti, quindi il Consiglio Comunale approva la proposta 55. Chiedo cortesemente a chi è da remoto di non rendere più difficoltosa l'acquisizione del voto. Grazie. Allora, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. La proposta 56 del 22 luglio 2021, modifiche del regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune relativamente all'accessibilità degli eventi patrocinati dall'amministrazione comunale. Allora, su questa proposta sono stati presentati rispettivamente 4 ordini del giorno e 4 emendamenti. Quindi procediamo con l'illustrazione degli emendamenti. Il primo ordine del giorno a firma del consigliere Grillo, a cui do speditamente la parola. Prego, vicepresidente. Consigliere Grillo, mi ha sentito? Mi sente, presidente? Prego, può illustrare l'ordine del giorno sulla proposta 56. Prego. Bene. Colleghi del Consiglio, con questo ordine del giorno richiamo tutti gli articoli elencati non oggetto di modifiche. In particolare, ovviamente li do per illustrati, in particolare vorrei richiamare l'articolo 3 che recita: la giunta comunale individua le categorie di beneficiari, fissa i limiti di reddito degli stessi e l'entità massima dei contributi nell'ambito dei relativi stanziamenti di bilancio, informandone il Consiglio Comunale. L'articolo 21, criteri di scelta delle attività e delle iniziative da sostenere. Il testo prevede le istanze di concessione dei benefici economici vengono prese in esame solamente nel caso in cui le attività previste siano conformi ai seguenti criteri: B, corrispondenza agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale. Inoltre è fatta parimenti salva la facoltà di indicare nel bando di assegnazione ulteriori diversi criteri di scelta su conforme deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, che dovrà attenersi alle linee programmatiche espresse dal Consiglio. Cito poi l'articolo 24, interventi straordinari, che recita l'articolo: nel caso indicati al precedente comma, la concessione dei contributi effettuata previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, che individua finalità, modalità ed entità del contributo da concedere, di tale provvedimento è data informativa al Consiglio Comunale. Ora evidenzio
che rispetta tutti gli articoli citati ed in modo particolare gli articoli che ho illustrato, l'articolo 3, l'articolo 21, l'articolo 24, questi adempimenti che coinvolgono il Consiglio Comunale non sono mai stati rispettati. Per cui nell'impegnativa impegno Sindaco e Giunta a riferire periodicamente al Consiglio Comunale circa gli adempimenti svolti, in particolare quelli riferiti agli articoli 3, 21 e 24. Vi ringrazio. Grazie consigliere Grillo. La parola ora al consigliere Pandolfo per il secondo ordine del giorno. Prego. Sì, grazie presidente. Con questo ordine del giorno richiamo la possibilità che la Giunta definisca gli obblighi alle associazioni per garantire la massima e la piena fruibilità alle manifestazioni che sono organizzate per tutta la cittadinanza, per evitare che poi ci siano responsabilità a carico degli organizzatori delle manifestazioni e che in qualche modo possano essere un deterrente per chi organizza l'evento stesso. Nello stesso tempo, con questo ordine del giorno, impegno il sindaco e la giunta a dar seguito al PEBA, di cui sono stato promotore ancora nel 2015 in quest'aula, in modo, come dire, molto stringente rispetto a quelli che sono gli investimenti, le urgenze che ci sono da mettere in campo sugli immobili ad uso associativo, prevedendo anche la possibilità che il comune possa essere interlocutore e possa prevedere un'assistenza diretta per semplificare l'organizzazione di questi eventi che hanno certamente elementi critici magari dal punto di vista dell'accessibilità e quindi risolvere questa problematica. Ci sono, nel percorso che abbiamo svolto in commissione, ci sono arrivate testimonianze da parte dei municipi, alcuni di essi si sono già attivati in questo senso e credo che siano passi avanti per migliorare appunto l'accessibilità a chi in qualche modo ha difficoltà sia nell'organizzazione ma poi anche nella partecipazione, quindi onde evitare di limitare la partecipazione la civica amministrazione si deve porre questo ulteriore impegno per rendere più agevole appunto la partecipazione. Grazie. Grazie consigliere Pandolfo. Ora la parola al consigliere Terrile per il terzo ordine del giorno sulla proposta 56. Prego. Sì, grazie presidente. L'ordine del giorno numero 3 impegna il sindaco e la giunta a prevedere che in ogni municipio sia a disposizione del tessuto associativo e ricreativo almeno uno spazio pubblico di proprietà comunale privo di barriere architettoniche in cui organizzare manifestazioni e iniziative meritevoli del patrocinio dell'ente. Il senso vuole essere quello che siamo d'accordo a questa spinta a che le iniziative patrocinate dal comune siano accessibili. Non basta però chiedere sforzi solo alle associazioni, alle organizzazioni che appunto organizzano iniziative e manifestazioni, ma ci sia anche da parte del comune la sensibilità a mettere a disposizione attraverso i municipi magari del tessuto associativo dei luoghi, quindi centri civici, sale del consigli municipali privi di barriere architettoniche, in modo tale che sia più semplice per tutti organizzare questo tipo di manifestazioni accessibili davvero a tutti. Grazie. Grazie a lei. Quarto e ultimo ordine del giorno sulla proposta 56, consigliere Giordano, che è collegato da remoto. Mi sente consigliere? Forte e chiaro, grazie presidente. Prego a lei la parola per l'illustrazione del documento. L'ordine del giorno chiude, diciamo, le riflessioni che mi hanno preceduto, perché durante la commissione consigliare del 13 di settembre sono state sollevate innumerevoli considerazioni sulle eventuali difficoltà che la delibera potrebbe causare, soprattutto all'interno di edifici pubblici non ancora a norma
da DPR del 53 del 96 che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici, quindi riteniamo assolutamente fondamentale e indispensabile un coinvolgimento attivo dell'amministrazione pubblica in questo percorso e chiediamo di aggiornare il Consiglio Comunale entro 6 mesi con tutti i dati disponibili mediante un confronto con tutte le associazioni di categoria attraverso chiaramente una commissione al fine di migliorare eventualmente la delibera in oggetto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Giordano. Ora procediamo con l'illustrazione degli emendamenti. Primo emendamento, consigliere Terrine. Prego, lei la parola. Grazie Presidente. Dunque, con l'emendamento numero 1 proponiamo di aggiungere all'articolo 31 del regolamento, che poi appunto è il cuore di questa modifica, dopo il comma 7, il seguente comma. Nell'ambito di iniziative e manifestazioni organizzate in locali di proprietà comunale, il Comune si impegna ad assicurare con proprie risorse e personale l'assistenza continua alle persone con disabilità, laddove gli organizzatori dichiarino di non essere in grado di attendervi direttamente. Il senso vuole essere questo, che posto che condividiamo il senso del fatto che siano gli organizzatori in primis a doversi far carico del superamento delle barriere architettoniche, però se l'iniziativa è svolta in locali comunali, i quali locali comunali hanno delle barriere architettoniche e l'organizzatore non è in grado perché sono persone anziane, perché sono meno del previsto gli organizzatori presenti quel giorno a impegnarsi a attendere al superamento delle barriere architettoniche, ci sia anche un intervento, laddove possibile, del comune che è il proprietario dei locali. E questo va sempre nel senso della condivisione dell'onere, in parte a carico dell'associazione, ma in parte a carico anche dell'ente pubblico. Grazie. Grazie a lei, consigliere Bernini, per i successivi 3 emendamenti sulla proposta 56. Prego. Sì, grazie Presidente. I primi due, l'emendamento 2 e l'emendamento 3, sono connessi e tentano di dare una risposta ad una formulazione che secondo me è troppo rigida del regolamento. Genova è la città che ha il centro storico medievale abitato più grande del mondo. Questo significa che noi abbiamo numerosi palazzi anche di proprietà pubblica che sono stati costruiti prima del 1200 o comunque tra il 1200 e il 1500, dove intervenire per eliminare le barriere architettoniche è spesso difficile, se non impossibile, perché giustamente non si vuole rovinare un patrimonio artistico. In alcuni casi è possibile far accedere comunque un disabile con degli ausili, tipo lo scoiattolo, che è quella specie di sedia con le 3 ruote che sale le scale, in altri non è possibile. Vi faccio un esempio. Palazzo San Giorgio ha una scalinata monumentale dentro al Salone delle Compere di Palazzo San Giorgio, al Salone dei Capitani, si fanno molte iniziative patrocinate dal Comune, fare lì un ascensore è impossibile e utilizzare questi ausili che consentono di salire è difficile comunque anche sulla scala monumentale. Palazzo Ducale, io ho assistito più volte a delle manifestazioni artistiche di arte contemporanea con installazioni fatte nelle vecchie carceri di Palazzo Ducale. È un percorso che è impossibile riuscire a rendere agibile per un disabile. Per parlare di Sestri, Palazzo Fieschi, abbiamo tentato più volte di trovare il modo per farci un ascensore, ma non si può fare, ma è un palazzo del Cinquecento, bellissimo, dove vale la pena di fare mostre, iniziative culturali, ed è collocato al centro urbanistico della delegazione sestrese. Allora, l'emendamento cerca di venire incontro alla possibilità di poter fare patrocinare iniziative anche in questo patrimonio storico che ha queste caratteristiche, andando ad incidere su un termine che è diverso rispetto a quello usato nella norma del regolamento. Il regolamento parla di accesso del disabile all'iniziativa. In alcuni casi non è possibile garantire questo accesso, si chiede quindi di inserire un comma ulteriore che nel momento in cui presento, come nel successivo articolo è previsto, il programma dell'iniziativa, spiego anche il perché, le motivazioni nel dettaglio per cui non è possibile
fare accedere alla sala la persona e mi metto nelle condizioni con degli ausili video, con degli ausili di altro tipo, di farlo comunque partecipare e poter vedere lo spettacolo piuttosto che la mostra e l'installazione attraverso, a distanza, come ormai siamo abituati a fare anche in periodo Covid. Se non ci fosse questa aggiunta, l'interpretazione letterale della norma sarebbe: io non posso dare il patrocinio perché non c'è la possibilità di accedere con la carrozzella o con qualche altro ausilio in quella stanza. Con questa norma io garantisco che cerco di fare il possibile per accedere, ma laddove non è possibile lo spiego il perché e lo faccio attraverso i sistemi video. Il successivo articolo 3, emendamento 3, va su un altro articolo a dire comunque la partecipazione, per dire che se non riesco a fare accedere comunque lo faccio partecipare in quel modo, quindi sono connessi. Mentre il 4 è invece legato a cose che sono già state dette anche dai miei colleghi che mi hanno preceduto, ci sono associazioni che avrebbero difficoltà ad avere subito a disposizione anche gli ausili di cui parlavo io, e allora chiedo che ci sia un periodo di tempo, io ho indicato 2, può anche essere 1, in cui il Comune viene incontro alle piccole associazioni, se c'è da fare l'installazione video per rendere possibile la partecipazione a distanza ad un convegno fatto a Palazzo San Giorgio, se c'è il patrocinio noi gli diamo, abbiamo questi strumenti, la piccola telecamerina e il televisore che consenta dall'atrio, che è accessibile a chiunque, di riuscire a sentire però è utile che se si fa un regolamento di questo tipo e lo si fa valere, come dice il testo stesso, a partire da pochi giorni dopo la pubblicazione, ci sia un primo momento in cui le associazioni più debole vengono aiutate dal Comune a fare questa cosa. Grazie. Allora, grazie anche a lei, consigliere Bernini. Allora, assessore Rosso, non la vedo. Eccola, scusi, è a mia estrema sinistra. Allora, procediamo con i 4 ordini del giorno, il parere della Giunta. Se non ci sono interventi della Segreteria Generale, direi che qui non ce ne sono. Allora, ordine del giorno del consigliere Grillo. Parere favorevole della Giunta. Poi procediamo in ordine. Ordine del giorno numero 2, consigliere Pandolfo. Parere favorevole con queste modifiche. Si impegna il sindaco e la Giunta a definire gli obblighi delle associazioni al fine di garantire a tutta la cittadinanza la fruibilità alle manifestazioni organizzate, eliminando il resto. A dar seguito al PEBA di adeguare, quando si rende necessario, il patrimonio pubblico e incentivare gli investimenti su immobili privati a uso associativo nei limiti delle risorse disponibili. Allora, aspetti, perché tra l'altro, assessore Rosso, non vedo il consigliere Pandolfi in aula. Il Partito Democratico può rispondere su questa proposta di modifica per rendere accoglibile l'emendamento? Lo lasciamo un attimo in coda, allora, però non oltre. Lo ridico. E assessore Rosso, proceda con l'ordine del giorno numero 3. Consigliere Terrini. Parere favorevole con queste modifiche. Impegna il sindaco e la Giunta a prevedere che nel comune di Genova siano a disposizione del tessuto associativo e ricreativo spazi pubblici di proprietà comunale privi di barriere architettoniche in cui organizzare manifestazioni e iniziative meritevoli del patrocinio dell'ente. Consigliere Terrile. Nel senso che il tema era quello di garantire una certa uniformità sul territorio, perché se diciamo nel territorio del comune ce ne può essere una Marassi, però l'associazione di Ponte Decimo ha un po' di difficoltà a fare a Marassi, quindi questo auspicio che almeno una per municipio, io tra l'altro sono convinto che ci siano già, diciamo, una per municipio sedi senza barriere architettoniche. Però si parla di comune di Genova, ricomprende anche tutti i municipi, consigliere. Non voglio dire di no, però diciamo il senso vuole essere che non è sufficiente che ce ne sia una. Ecco. Allora, va bene, quindi è accolta la proposta della Giunta. Sì, giustamente, sì. Quindi ricomprende.
super a sinistra il sindaco, però allora direi che tanto chiedo se questa modifica dell'ordine del giorno numero 3 è stata acquisita dagli uffici o se serve che sia data lettura ancora una volta prima di metterla in votazione. Poi acquisita, quindi la diamo per approvata dai proponenti. Recuperiamo, assessore Rosso, gli chiedo scusa, ma gliela chiede anche il consigliere Pandolfo, l'ordine del giorno numero 2, si vuole dare lettura della sua proposta di modifica per rendere per il parere favorevole, consigliere Pandolfo. Prego, assessore. Si impegna il sindaco e la giunta a definire gli obblighi delle associazioni al fine di garantire a tutta la cittadinanza la fruibilità alle manifestazioni organizzate, eliminando quindi l'ultima parte della frase. Impegnativo. A dar seguito al PEBA e adeguare, quando si rende necessario, il patrimonio pubblico e incentivare gli investimenti su immobili privati a uso associativo nei limiti delle risorse disponibili. Diamo tempo un attimo. Consigliere Pandolfo? Direi che anche... Sì, chiedo scusa che ero fuori, ma quando si rende necessario, chiaramente anche nei limiti delle risorse è normale, nel senso, quindi l'unico aspetto è questo dell'assistenza diretta da parte della civica amministrazione che penso che sia utile, però potrebbe essere assorbito, quindi lo possiamo interpretare come assorbito. Quindi accolto, chiedo agli uffici se anche questa modifica è stata acquisita. Di pazienza, grazie dottoressa Ferrera. E quindi dulcis in fundo sugli ordini del giorno, il quarto, assessore Rosso. Quindi l'ordine del giorno numero 4, parere contrario, che era del consigliere Giordano. Chiedo scusa, non l'ho detto prima. Allora, passiamo agli emendamenti, assessore Rosso. Il primo, consigliere Terrini. Emendamenti, sì. Io ho un emendamento. Primo emendamento, consigliere Terrini. Sono 4 emendamenti, sono 56, consigliere Terrile, e poi 3 emendamenti del consigliere Bernini. Se serve del tempo perché siano esaminati, no, per me no. Ecco, allora se può rispondere assessore Rosso, il parere della giunta sul primo emendamento. Scusate, l'emendamento è la proposta numero? La 56. Sono stati illustrati, consigliere Bernini. Io come primo emendamento ne avevo uno del consigliere. Allora, scusate, sospendo solo un secondo la seduta. Tanto non ho neanche vice in aula, quindi mi consentite dopo quasi 2 ore una brevissima pausa e verifichiamo se sono stati consegnati correttamente gli emendamenti all'assessore Rosso che sono già stati illustrati dai proponenti. Su questo, consigliere Pirondini, scusate. Mozione d'ordine, consigliere Pirondini. Sì, no, volevo solo sottolineare il fatto che viene bocciato l'ordine del giorno. Sì, chiedeva di semplicemente di aggiornare il consiglio comunale entro 6 mesi. Se avessimo tolto la firma del consigliere Giordano, avessimo quella del consigliere Grillo, come mi ha suggerito correttamente, penso che sarebbe stato approvato, perché sembra veramente un ordine del giorno del consigliere Grillo. Chiedere un aggiornamento in commissione dopo 6 mesi. Allora, tanto che facciamo un attimo, allora perdonatemi, sospendiamo pochi secondi la seduta, rimanete in aula per cortesia e verifichiamo il testo degli emendamenti. Zerino in Liguria Digitale, sospendo momentaneamente la registrazione. È andato per il contatto.